È il gruppo che comunque si forma se ci sono risultati o sono risultati che formano il gruppo? Il quesito posto dal tecnico della Torres, Massimo Costantino, riassume il momento dei rossoblù. Clima sereno, risultati positivi, un po' di sano ottimismo, ma anche molta serietà e applicazione al lavoro, sia per i giocatori sia per i tecnici. A ciò si aggiunge l'affetto dei tifosi, ricambiato domenica scorsa con due gol, messi a segno da Pasquale Maiorino, ma frutto di un bel lavoro di squadra. Ma io se faccio gol devo solo ringraziare la squadra perché non gioco da solo. Niente, voglio ringraziare i miei compagni di squadra, poi ringrazio il mister che mi dà la fiducia di giocare dal primo minuto. Schivo davanti ai microfoni, esplosivo in campo, il pugliese si ispira ad un suo celebre conterraneo e intanto si guarda già a sabato ore 14:30 quando all'acquedotto sarà di scena il Novara, formazione costruita per la Serie B, oggi ad un punto dalla Torres. Mi ispiro, invece come gioca Cassano perché cioè, mi vedo un Cassano, dai. Niente, bisogna affrontare come l'abbiamo affrontata il Pordenone, mettendolo in difficoltà, essere aggressivi, lottare su tutti i palloni, solo così possiamo mettere in difficoltà. Se dobbiamo fare una partita difensiva, secondo me è difficile portare i punti a casa. Vogliamo sfruttare anche i tifosi che saranno il 12° uomo in campo. Gara dalle grandi suggestioni che mister Costantino prepara con scrupolo contro una squadra forte. Bisogna lavorare sui dettagli, dice, e non dare alcun vantaggio agli avversari. Abbiamo iniziato domani e dopodomani sul campo, quando allargheremo un pochettino il campo, queste due cose, situazioni che abbiamo pensato, cercheremo di metterle in pratica. Siccome già Mimmo Toscano è bravo di suo, non vorrei dirgli che cosa ho in mente, ecco. E per tornare al quesito iniziale, la risposta al buon momento della Torres, eccola qua. In questo caso non sono i risultati che hanno formato il gruppo, ma è il gruppo che sta formando i risultati.